amici, bentrovati e benvenuti ai miei nuovi preferiti del mese. Ci troviamo a Bico, un innovativo bio bar and store situato ad Altamura, in terra di Bari, che racchiude in un grande e unico spazio un negozio di ortofrutta, dove mi trovo io in questo momento, un negozio di prodotti alimentari biologici, vegani e senza glutine, una zona bar con torte, caffè biologico, estratti di frutta e verdura freschissimi e una zona tutta dedicata alla cosmesi naturale. Bico sta per bio a chilometro zero. Si trova in terra di Bari, ad Altamura, città famosissima in tutto il mondo per il suo celebre pane e per la cattedrale di Federico II di Svevia, con i suoi due campanili come braccia tese verso il cielo. Ma Bico soprattutto è un nuovo modo di vivere il benessere e oggi ospita i miei preferiti del mese che ho scoperto e acquistato proprio qui da Bico. Siete pronti a partire con me? Cominciamo con tante cose selezionate, autentiche, buonissime, tutte bio, a partire dai prodotti di bellezza. Cominciamo con Veleda, un'azienda cosmetica svizzera che sta per compiere 100 anni. Infatti, dal 1921 questa azienda è impegnata nella realizzazione di prodotti cosmetici in modo naturale, etico, sicuro, senza sperimentazione sugli animali e con il minore impatto ambientale possibile. Veleda utilizza solo materie prime naturali, cresciute biologicamente, senza pesticidi o coltivate con il metodo biodinamico. Lavanda, enotera, mandorla, arnica, olivello spinoso, limone. Veleda ha da poco creato la linea Jardin de Vie, tre acque aromatiche a base di puri oli essenziali naturali, pensate per l'armonia della donna, per il suo benessere e per la sua femminilità. Jardin de Vie Rose, Jardin de Vie agli agrumi e Jardin de Vie Grenade alla melagrana, è praticamente la mia preferita, con alcune note speziate a base di vaniglia. Freschezza allo stato puro, primavera in fiore. Un'alternativa alle acque profumate sono i deodoranti antitraspiranti Veleda, senza sali di alluminio, in tre fragranze diverse, alla salvia, alla rosa e al limone. Una curiosità, i deodoranti Veleda sono freschi e naturali per il corpo, ma sono anche degli ottimi profuma ambiente. Quindi la duplice funzione è proprio questa. Nello spruzzo, lo spruzzo nell'ambiente che mi circonda. Doppia funzione, aroma delicatissimo, energizzante, sveglia l'attenzione, è uguale MC quadro. Con queste nuove linee, Veleda ci accompagna in un viaggio olfattivo e sensoriale che ci trasporta in un giardino mediterraneo. Sembrerà di fare una passeggiata nella natura. Da Bico, oltre agli alimenti bio, si possono acquistare anche prodotti cosmetici, tutti biologici. Una linea che mi ha colpito particolarmente è una linea cosmetica tutta made in Puglia. Si chiama Puro Bio Cosmetics e, come dice la denominazione stessa del marchio, punta tutto sul puro e sul bio, senza rinunciare all'alta qualità e alla grande varietà del make-up. La linea si compone di tantissimi prodotti, tutti realizzati solo con oli, cere vegetali e pigmenti minerali. Formule semplici, ideali soprattutto per chi ha la pelle sensibile. Con la sua politica attenta alla natura, Puro Bio Cosmetics non realizza il secondo packaging in carta, tranne che per i pennelli, ovviamente per ragioni di protezione delle setole e anche per questioni di igiene, o per alcuni prodotti speciali in edizione limitata. In questo modo può garantire un ottimo prezzo senza rinunciare all'alta qualità del prodotto. Quando la nostra passione per la bellezza incontra il rispetto per la natura, le nostre scelte cosmetiche non possono che essere pure e bio. E anche pugliesi, direi, in un certo senso, visto che l'azienda è di Noci, in terra di Bari, Murgia Barese.
gli orci panciuti e pastellati di Coltivarti, un'azienda agricola biologica di Palo del Colle, in provincia di Bari. Siete bravi! In questi orci tutti panciuti e pastellati è custodito l'orgoglio della terra di Puglia, un olio extravergine d'oliva ottenuto da una selezione di olive dell'azienda agricola biologica Coltivarti. La loro linea di oli extravergine d'oliva biologici si compone di una serie di vasi panciuti realizzati artigianalmente in 6 colori differenti: bianco, tortora, verde, celeste, giallo e rosso. Cosa significa olio extravergine d'oliva biologico? Beh, innanzitutto significa massimo rispetto per la natura e per i cicli vitali della natura da parte dell'agricoltore che lo produce. E poi significa divieto assoluto di utilizzo di pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici e di ogni tipo di organismo geneticamente modificato. Intanto qui da Bicò l'olio extravergine d'oliva Coltivarti come lo possiamo gustare? Su insalate, su friselle e su primi piatti, che proprio qui da Bicò sono innovativi e anche molto simpatici perché mischiano cucina tradizionale con cucina biologica, vegetariana e anche vegana. Un altro prodotto bio che ho scoperto recentemente, acquistato proprio qui da Bicò, è la pasta Le Fogge del Re. Perché si chiama così? Perché l'etichetta è caratterizzata da uno stemma su cui spiccano una spiga e una corona. E poi perché le fogge erano anticamente delle zone ipogee, quindi sotterranee, in cui si custodivano, si conservavano i prodotti della terra, le derrate alimentari durante l'inverno. Quindi questa azienda di Altamura ha voluto richiamare questa tradizione rurale, contadina, pugliese e altomurgiana, per dare il nome alla sua azienda che punta tutto sulla natura, tutto sulla salute e sul biologico. Il grano Senatore Cappelli è una cultivar che ha una storia antichissima di ben 100 anni, che parte dall'incrocio tra un grano tunisino e un grano italiano, che in una zona molto vasta ma circoscritta tra l'Alta Murgia e la Basilicata, e quindi anche qui ad Altamura dove ci troviamo noi, trova il suo habitat ottimale. E Bicò come la propone la pasta alle Fogge del Re? Continua il nostro viaggio fra i miei preferiti del mese. Tutti i riferimenti ai prodotti e alle cose che vi sto facendo scoprire e che scoprirete continuando a guardare questo video li trovate nel box YouTube qui sotto. Basta cliccare su Mostra Altro e il box YouTube si espande. Nel frattempo, se vi va, iscrivetevi anche al mio canale, please. Prometto di rispondere a tutte le vostre curiosità nei commenti qui sotto. Tra i miei preferiti del mese, con quest'area di primavera che qui in Puglia si colora di fiori, frutti e aromi mediterranei, ci sono le bacche, immancabile melograno, che nelle stagioni più calde dell'anno rappresentano un vero toccasana alimentare con i loro potentissimi antiossidanti. E si chiama Prodigi della Terra, la linea di bacche commestibili creata da un'azienda di Padova specializzata in medicina complementare. Fra le bacche più in voga negli ultimi tempi, lo saprete sicuramente, ci sono le bacche di goji. Prodigi della Terra ricerca e seleziona le bacche goji Qingdao, che provengono esclusivamente dalla Mongolia interna e crescono in coltivazioni site sulle montagne tra i 1300 e i 1500 metri, con un'attenzione particolarissima dalla produzione al confezionamento per salvaguardarne l'integrità. Ma come sono queste bacche di goji? Eccole qua. Innanzitutto sono un frutto piccolino, rosso, allungato e morbidissimo, e il loro sapore rimanda un po' a quello del lampone, del mirtillo, della fragola, ma anche dell'uva passa. E poi sono famosissime come le bacche della felicità, perché contengono vitamine, sali minerali e proteine utilissimi per l'organismo. Pensate che 20 grammi di bacche di goji coprirebbero il fabbisogno quotidiano di antiossidanti. Una cosa
cosa interessantissima è che Prodigi della Terra ha creato la linea Scuola Food, che rivoluziona il mondo delle merendine, con uno snack tutto naturale, 100% a base di frutta disidratata, da tenere nello zainetto oppure in borsa quando si va a passeggio, in giro, in viaggio. Cranberry, ananas, mango, cocco e banana. La dose di frutta contenuta in ciascuna confezione di Scuola Food di Prodigi della Terra contiene la giusta quantità di zuccheri naturali della frutta, pronti a trasformarsi nell'organismo in pura energia! Da Bicò non ci sono soltanto alimenti bio, ma anche vini biologici, e tra i prodotti presenti in negozio mi hanno particolarmente colpito i vini biologici dell'azienda vitivinicola L'Archetipo di Castellaneta, che pratica agricoltura sinergica. In questo tipo di agricoltura il terreno non viene arato, si mantiene in uno stato praticamente selvaggio e si rispettano tutti gli organismi che vivono nel terreno. Le viti praticamente crescono in modo naturale e libero. Sono vini non filtrati, perché la filtrazione porterebbe via quell'autenticità e quel gusto che il vino presenta alla fine del periodo di affinamento. E sono vini che L'Archetipo consiglia di scaraffare, in modo da apprezzare il vero gusto del vino sin dal primo sorso. È davvero un mondo straordinario questo, perché la filosofia dell'azienda è quella di impegnarsi nel salvare il pianeta Terra partendo dall'archetipo, ovvero dall'origine di tutte le cose e quindi dall'alimentazione. Per realizzare questo tipo di agricoltura, l'agricoltura sinergica, è necessario avere un'empatia molto forte con l'organismo terra-suolo e soprattutto rendersi conto della straordinaria complessità delle interrelazioni tra i microorganismi che vivono in un suolo completamente selvaggio. Tra i preferiti del mese voglio includere stavolta anche un must italiano nel mondo, il caffè. Eh sì, il caffè è veramente un segno distintivo, un simbolo dell'Italia in tutto il mondo. Ma quanto caffè si consuma nel mondo ogni giorno? Ben 1,5 miliardi di tazzine di caffè. E qual è il paese nel mondo in cui si consuma più caffè all'anno? La Finlandia, con ben 12 kg di caffè consumati all'anno a testa. È il paese dove si consuma meno caffè in assoluto al mondo, dove si beve pochissimo, è Porto Rico, con appena 400 grammi di caffè consumato a testa ogni anno. E l'Italia dov'è in questa classifica? Dopo Danimarca, Svizzera, Austria, che sono paesi molto piccoli, e Canada, è al 12° posto, appena al 12° posto, con appena 6 kg di caffè consumati a testa ogni anno. Ma soprattutto, perché si chiama caffè? Il caffè. Intorno all'anno 1000 alcuni commercianti arabi portarono dai loro viaggi in Africa dei chicchi di caffè da cui traevano una bevanda eccitante per ebollizione, che chiamavano kahwa, che significa proprio eccitante. Da qui alla parola turca kahve e all'italiano caffè il passo è stato velocissimo. Il nome potrebbe anche derivare da kaffa, una regione dell'Etiopia dove il caffè cresce praticamente spontaneamente e quindi è super abbondante. Quindi in onore di questa regione etiope, la kaffa si chiamerebbe in Italia caffè. Pensate che per ottenere il caffè utile a riempire una sola tazzina, in tutta la filiera produttiva del caffè occorrono ben 140 litri d'acqua. Anche nel mondo del caffè si punta al biologico e c'è un'azienda in sintonia con l'ambiente e con la vita. Si chiama infatti Vida Battistino, la nuova linea di caffè creata dall'azienda Michele Battista di Trigiano, in provincia di Bari. È una linea di caffè certificata Fair Trade, proveniente dal commercio equo e solidale, di origini selezionate a coltura biologica e confezionato in grandi buste di carta tradizionali. E poi tutte le confezioni di Vida Battistino sono realizzate in materiale riciclabile per tutelare e salvaguardare l'ambiente. Quindi questa è un'azienda che ama la terra, ama l'ambiente, ama anche la salute e soprattutto riempie di gusto questa novità nel mondo del caffè. Vida Battistino, caffè biologico, buonissimo.
È vero che questa rubrica non è un lookbook, ma è i miei preferiti del mese. Però se qualcuno fosse interessato a scoprire che cosa indosso in questo video, ve lo dico subito: un jeans diesel, una blusa Marc Jacobs, le bellissime sneaker jam di Pinco, e sempre di Pinco, e anche la borsa che mi ha accompagnato in questo viaggio esplorativo alla scoperta del mondo di Biko. Potete trovare tutti i miei vestiti e gli accessori che indosso sull'e-shop max1980.it. Se questo viaggio nel mondo bio vi è piaciuto, vi è incuriosito e magari vi ha anche appassionato, cliccate mi piace qui sotto e iscrivetevi al mio canale YouTube per seguire i miei video alla scoperta delle bellezze e delle bontà che incontro nei miei viaggi, e per non perdere le mie rubriche dedicate al mondo del benessere e del lifestyle di Buonvento, che mi auguro vi ispirino nuovi sentieri e nuove mete tutte da scoprire nello stile mediterraneo. Buon vento!